Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Chi è questo bimbo che è nato per noi? Chi ci rivela la vera identità di Gesù? È questo il tema che accompagna la domenica del battesimo di Gesù. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio, l'amato. In te ho posto il mio compiacimento». Nei Vangeli del tempo di Natale tanti ci hanno aiutato a scoprire chi sia questo bambino che ci è stato donato. Ci hanno aiutato Maria e Giuseppe con la loro storia nell'accoglienza dell'annuncio di un angelo che dice di un parto particolare, straordinario. Ci hanno aiutato gli angeli nella notte di Betlem dicendo che qui c'è la gloria di Dio che si manifesta. Ci hanno aiutato i pastori andando alla grotta e vedendo in questo bimbo un dono speciale. Ci hanno aiutato i re magi con i loro doni a indicarci che questo bimbo non è un bimbo come tutti gli altri, ma oggi è il Padre stesso a rivelarci fino in fondo la profonda identità di Gesù. Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Con un salto di circa una trentina d'anni, al momento del battesimo, Dio Padre finalmente svela fino in fondo chi sia Gesù. Gesù è il figlio di Dio, è suo, è innanzitutto di Dio. In lui si manifesta il compiacimento del Padre. Dice il Vangelo di Marco che più di tutti gli altri, più di qualsiasi altro, su Gesù si rivela la presenza stessa di Dio. È per questo che allora il lettore del Vangelo di Marco, e con lui ciascuno di noi, è invitato ad andare alla ricerca all'interno del Vangelo di chi sia fino in fondo questo Gesù. Quando ci parlerà Gesù, ci parlerà delle parole del Padre. Quando agirà, agirà secondo la volontà del Padre, perché Gesù è la vera immagine di Dio che ci è regalata. È il volto stesso di Dio che si rivela finalmente all'umanità.